Ogni volta che mi sento sta canzone mi pare un guaglione che mora presso a te. Ma non vago con queste mani in tuo calzone, sento uno scorzettone, un'amica che mi fa. Uè, guarda su culo che passa, uè, guarda su cuore che fessa, sempre innamorata, innamorata, quella là. Uè, guarda che la chiave non passa, uè, sì, sto dormiendo ma passa, mancano un minuto, mi racchiù per respirare. Uè, guarda si viene sta cessa, uè, chissà che storia tu sta, chiagna ma chi cazzo mo fa fa. Porte blindati, progetti e realizza per porte blindate, associando la qualità Made in Italy, dei materiali selezionati allo stile e alla cura del designer. Tante le soluzioni a disposizione per i nostri clienti, pannelli di rivestimento, classi di sicurezza, porte blindate filo muro, accessori, porte blindate con Boiser. T&T Porte Blindati, via Sabutano 102, la Lamese Terme, Catanzaro. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Buongiorno a tutti. Ci siamo. Ciao amici. Vi chiediamo scusa se abbiamo sforato di qualche minuto, ma... ci sono sempre problemi di natura tecnica che è puro vero. Impediscono la puntualità, eccetera. Quindi buongiorno a tutti, volevo salutare l'amico Felice Ventura, che ieri noi abbiamo... Per la verità, probabilmente non siamo a tuo caso, eh? Non siamo a tuo caso. Buongiorno, bentrovati. Stamani riesco a godervi con più calma rispetto ai giorni scorsi. È sempre un piacere, è sempre un plauso a tutto lo staff, non sottacendo i meriti dell'editore. Oggi un saluto particolare al mio videomaker preferito, Mario. Mario. Va bene, grazie Felice. Grazie Felice, grazie. Grazie Felice, vediamo che dice qua. Vediamo che dice l'amico Pasquale De Sando. Becca, Andrangheta, Gore, mamma, come mi aria. Scendete. Allora Tonè, oggi ne abbiamo... Ciao Domenico, buongiorno. 24 febbraio. Sì, 24 febbraio. Siamo alle porte. Alle porte del mese di marzo, dove? Marzo, pazzarello, vede il sole e prende l'ombrello. Ma che poeta che avevamo qui marzo. Allora. Vabbè, marzo è bellissimo, dai. Albino, partiamo con... Quelle, diciamo, pubblicità. Sì. Ecco qua, noi abbiamo stamattina pure il gusto delle carne, che sì. Si trova via Pietro Mascagni, 23, alla Lamese Terme. 0968, vedo il numero 43 90 32. Vabbè, andate che veramente c'ha il gusto delle carni. Sì. Si chiama il gusto della carne, sì, però sì. Delle carni. È buonissimo. Vabbè, e salutiamo. C'ha tutto, ti ricordi che tutto ci siamo stati, quindi salutiamo gli amici. Gli amici. Il papà, i figli e le nipoti. Brava dal bene. Comunque ci facciamo vedere, va bene? Vai con l'iscio. Poi abbiamo
Ticket, ogni mattina ticket. Ti e ti. Possibile che è difficile. Abbiamo, già che se ne hai ragione, ti e ti. Hai ragione, dopo una settimana di giugno. Finalmente ci hai indovinato stamattina. Ti e ti, porte blindate e infisse. Va bene. Strada Provinciale Samutano 102 A, alla Mezzia Terme, telefono 0968 46 35 53. Benissimo, ciao Gianni. Salutiamo a Gianni e tutto lo staff. Aspetta un attimo, abbiamo l'amico Felice, buongiorno. Finalmente, nonostante sia stato posposto l'inizio della trasmissione, è un piacere salutarvi e ringraziarvi per l'attenzione riservata a me. Vi auguro uno splendido fine settimana, baciati dal sole. Cristianone, che ciao, parole Felice. Belle che dice, ma come poeta, è un poeta. Ma, come, ma è un poeta davvero, guarda, Felice, ma fate vedere, non so se sei a Lamezia o se sei partito fuori per il lavoro, non lo so. Fate, vabbè, ti vogliamo bene, ossia. Poi abbiamo Euro Drink. Ecco che è Euro Drink. Vi presenta la gazzosa, ma non solo la gazzosa, c'è tutto. Sì, questa è l'ambiscata. Questa qua è l'ambiscata, questa è al limone, e questa è la tradizionale. La tradizionale della gazzosa caffè, che si trova in via del Progresso 462, alla Mezzia Terme. Il telefono è 0968 27 208. Brava dal bene. Mi raccomando, andate che veramente ci rimanete incantati. Non che lo dico io, perché io ci sono stato e mi posso permettere a dirlo, perché ho visto. Va bene, e salutiamo tutto lo Stato. Poi abbiamo... Oh, quale piacere, stamattina abbiamo Salvatore D'Elia che ci onora della sua presenza, Bravo. Sulla nostra diretta. Vai con liscio, dai, Salvatore Albino. D'Elia, un è un giornalista, Tony. Sì. Bravo ragazzo, Bravo ragazzi. Poi abbiamo Avis Autonoleggio e Amico Blu, il tuo furgone. Mestrino Tropea. Non lo so, c'è di chiamare. Ci posso rispondere? Rispondici, Dalbe. Ecco. La videochiamata. Estere. Dimmi. Va bene, Moni, ti devo lasciare che sono in diretta su Pafè, sono su pa... e ti faccio sapere, va bene, ok, ciao. Scusate però. È come mia. Quando ti chiamano di persone, mi accetto subito. Allora, ripeto, avesse o noleggio, Amico Blu, il tuo furgone o noleggio, va bene, del nostro amico Pino Cermenara. Stamattina, Pino Miscimarra e il figlio Marco. Cermenara, scusa Pino, casimi in diretta. E dopo che sente certe notizie, ho cervello. E vabbè, ho capito. Va bene, al nostro Pino Miscimarra lo salutiamo a tutto lo staff, va bene, si trova all'aeroporto, è andato. Andare. Poi abbiamo Uniposai, assicurazione e agente generale del dottor Vincenzo Ferrari. Ciao Vincenzo. Sarebbe l'assicurazione via Montelungo, Lamezia Terme, Catanzaro, telefono 0968 44 44 83 01. Va bene, ciao Pino, ti vogliamo bene. Andiamo qua. Questo l'hai detto mai. L'hai detto questo? No. L'hai detto mai questo? Vomamai. Yamamai. E che è che Yamamai? Yamamai. I maghi. Ma quale maghi? E che sono? Ma non ci vai con lì. Yamamai si trova a Corso Giovanni Nicotera, gente 6, alla Mezzia Terme. Vai, mammarella, ma chi sta agendo stamattina? Si trova a Giovanni Nicotera. Sì, però 106 e 166. 163. Che è 166? Ma chi sta, che ti è? 106. Non sai che faccio, mi piglio io. Quando sento cose. Va bene, dammi qua. Allora, stamattina, dai.
Allora, Corso Giovanni Nicotera 163, telefono 0968 35 69 52. Nuovo usato. Nuovo e usato plurimarche GT Car di Antonio Giampà. Lo trovate in Via del Progresso. Ecco qua. Poi l'ottica di Enzo Augello. Perfetto, Corso Nomestrano 50 alla Lamezia Terme. 0968 35 57 34. E lo trovate anche alle Due Mari. Anche a Due Mari, brava da Poi te. Officina 109. Bravo. Del nostro amico Antonio, via Pasquale Cerra, numero 5, la Lamezia Terme, 0968 38 0109. E lo salutiamo a tutti. Bravissimo. Andiamo a fare poi c'è Tecca, Termini Caronte, che si trova in via delle Terme. Termica Caronte, Termica, via dell'Eroe, via delle Rose, non stavi a dire. Via delle Terme, 150, Lamezia Terme, telefono 0968 43 65 16. E salutiamo il nostro amico, che è 109, voi lo sapete, siamo già lì. Antonio, e poi Pasquale, abbiamo, Salvatore, quando arriva Caio Misciolo, sì, il nostro grande amico Gol del Caffè, che è del nostro amico Gino, che si trova via Senatore Arturo Perugini, alla Lamezia Terme. Va bene, andate che c'è veramente tutto. Poi abbiamo l'ultimo sponsor, Strangesi Viaggi. Di Torino noleggia, Strangesi. Di Torino Strangesi. No, noleggia autobus e minibus, quelli piccolini. Vabbè, che si trova? Per via prenotare, telefono 329 80 44 002. Va bene. Auguri, Torino, molto a te che stai. Sì, questo vi ricordo che Tom e Jerry, la nuova apertura, ha aperto i battenti alla clientela, alimenti e accessori per animali in via Filippo Turati alla Lamezia Terme. Allora, Tore, questa è una notizia che la voglio dare subito, io la leggo e tu vai con liscio, no? È perché è importante, infatti, perché ne avete parlato migliaia di volte. Rom di Scordoveglio, malate e discriminate, aumentano i casi di tumore e disabilità. Va bene, Tony? Sì. L'insorgenza di patologie favorita dall'inquinamento ambientale e delle scarse igiene nelle baracche costruite con le maniere passeggiano indisturbate ratti, topi. E poi scarafaggi. E scarafaggi. Ecco, donne, le spiego. Sì, topi. Però non mi... Non è che ne scandalizziamo, fatto, sì, tanto. No, ma è un fatto questo che, cioè, possono scrivere ciò che vogliono, fa comodo, no? Ormai quelle, per fare, non lo so, mezza pagina ai giornali, anche l'articolo, io non sono d'accordo. Quelli ci resteranno lì, minimo, anziché che morono tutti. No, ma dico... Non moriamo tutti. Sì, ma chi sta questa narrazione? Questa narrazione, ma... diventa quasi una cosa... Non mi piace. Ne abbiamo parlato centinaia e centinaia di volte. Ripeto, alcune situazioni ci sono, perché negarlo, però intendiamoci, tanti, ma tantissimi di loro fa comodo rimanere in località Scordovino. Su questo non ci debbono essere dubbi, è inutile che ci giriamo attorno. Quindi ripeto, poi qua ognuno fanno quelle che vogliono, ripeto, può fare chi lo cavò, ma poi, che è successo qua? Chi è qua? Mo vediamo. Allora, capito, ribadisco, non è una questione, però conosciamo a menadito questa materia, quindi possiamo parlarne in questi termini, eccetera. Ripeto, alcune situazioni ci sono, drammatiche, ci mancherebbe altro. Però spesso e volentieri pare che stavano cercando. Vabbè. Però allora, Tony, io dico una cosa.
non c'è che la forza dice guarda questi le dobbiamo sistemare a un'altra parte, non c'è niente da fare, non lo fanno Tony, capito? Non fanno niente, non è che tu dici, tu se metti una persona di curte, come dici, senta nere, a me vedendo dove mi mandavano. Dice no, parlo, questi hanno un canone, allora non ci conviene. E le dicono loro che se ne vogliono andare, tu ci credi? Che cosa? I rom, là, le scorte. No, ma la responsabilità ovviamente ce l'ha la politica, intendiamoci. Se ne vogliono andare. Qua ci vuole, ecco l'uomo forte. Qua ci vuole il pugno di ferro, mo basta. Cioè l'uomo forte dice adesso la ricreazione è finita, mo basta. Esercito, ambulanze, forze dell'ordine, eccetera, alla casa. Perché non è possibile che una città come la Lamezia Terme abbia il campo rom più grande del mezzogiorno, soprattutto a ridosso, non c'è bisogno moriremo, a ridosso dell'ospedale, cioè è confinante con l'ospedale, quindi vi lascio immaginare i pazienti, la gente ricoverata quanto un dabisto e quando soprattutto con i fumi. Sì, i fumi. Con i fumi. Spesso e volentieri il fumo ha invaso i reparti. I reparti, sì. Ma stiamo scherzando. Possibile che un braccio di ferro che dura 40 anni, lo Stato non riesce a mettere a posto le cose. Ma chi Stato è? No. Ma chi stiamo parlando? Un paese di Puriginella? No. In altri luoghi avrebbero risolto il problema in 24 ore. In 24 ore. È vero, Tony, è vero. Poca c'è, disagi per le famiglie, carenze di pediatri e comune, scrive all'ASP. Sì, perché mancano pediatri. Mancano pediatri, ma scusate, non si possono aumentare il numero dei pazienti per ogni dottore. Come se dire, parecchi bambini sono senza pediatri. E questa è una cosa che devi dire. Vabbè. E quindi prego il sindaco di fare qualcosa. Questa è una cosa estremamente seria che bisogna risolvere nell'immediato. Subito. Non è che potremmo aspettare i calanti greghi. Autonoleggio, PM Servizi SRL. Affiliato Avis Budget Group presso Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme. Unipolsai Assicurazioni, agente generale dottor Vincenzo Ferraro. Ci trovi a Piazza Rotonda 6, Palazzo Bertucci, a Lamezia Terme e a Chiaravalle Centrale, Corso Gregorio Staglianò, numero 395. Telefono 0968 44 8301 oppure 349 13 35 728. Buongiorno Carlo. È importante questo. Sì, questa è una notizia di teatro, la puoi leggere. No, oggi a Teatro Grande Nette, lo spettacolo Uno Nessuno, 100.000 insieme a Maria Enella Bargilli. Pippo Pattavina. Si chiama Pippo Pattavina. Scena il pensiero di Parandello. Pirandello. Che era Pirandello? Mamma mia, non cosa era noi? Io capo quello Palermo. No. Pirandello era Luigi Pirandello. Luigi Pirandello. E stiamo parlando di un grande. Infatti, Uno, Nessuno, 100.000 è un suo lavoro, no? Famosissimo. Tu conoscevi. Che motivi amare. Vediamo che c'è l'altra pagina, Tony, ma io sto vivendo tutto io. Leggi, non ti preoccupare. Vediamo che dici.
Togli. Accolto il progetto pilota presentato della Lamezia Europa. Smart Arena conquista in misse e in arrivo fondi di 10 milioni di euro. Beh, è l'unica iniziativa calabrese che ha avuto l'ok del mistero, giusto, con i coinvolti 20 comuni inserite nel patto territoriale. Però se c'ho l'irmo, se c'ho l'irmo, allora stiamo parlando dell'unico progetto finanziato in Calabria, dici dal Land, quasi 10 milioni di euro per la Lamezia Europa. È una bella bella notizia. No, è una bella notizia, e quindi è chiaro che il sindaco sicuramente avrà espresso grande soddisfazione. Certo. Quindi vabbè, siamo tutti contenti quando ci sono di cose però non su bere pure, no Tony? Ma su bere diciamo pure. No, come no. Questo è un piacere nostro. Diamo una notizia di cronaca, è una notizia già, omicidio Paglioso, nuove richieste dei verbali. Sì. Era io, no Tony? Sì, è l'avvocato. Allora, Reventinum, l'operazione Reventinum, le parti civili vogliono acquisire le dichiarazioni rilasciate dai coniugi Scalise, il processo in appello sui presunti mandanti dell'associazione del penalista. Va bene, quindi è una storia questa che ancora a pagine da leggere. Da leggere. E quindi cose che succedono. È inutile parlare dell'avvocato che ha lasciato, una persona che ha lasciato molto rimpianto. Allora, vai con l'Iscio. Che c'è una notizia. C'è sta notizia che arrestate nell'inchiesta Svevia. Narcotraffico, che vuol dire? Narcotraffico. C'era Narburico. Gli indagati non rispondono ai giudici. Narcotraffico. Narcotraffico. Narcotraffico significa traffico di droga. Hai capito? Di droghe. E gli indagati non rispondono ai giudici. Vabbè, si possono avvalere della facoltà di non rispondere. Ma perché c'è sta cosa? Perché la legge, c'è una norma, in Italia l'hanno inventata. Avvalgono della facoltà di non rispondere. Ma purca di cabugia, però io devo rispondere. Non è un obbligo, c'è la facoltà. Ma solo in Italia c'è sta cosa, Torino. Ma non lo so, credo di sì, non voglio dire una barzelletta. Ora nessuno, ma dicono che non sanno voluto rispondere. Che è successo? No, si aveva scurato. Ciao Rosanna. La Rocca. Buongiorno. Io, Tony, i cose mie mai sparate tutti. Ma gli sparatori ogni volta. No, mai sparate tutti. C'è un'altra notizia, l'ultima notizia, cioè che concessi locale comunale alla società in house IGEA. Società in house IGEA, ma questo avviene dove? A Gizzeria. Albi a Gizzeria. Ma c'è che ha guardato, ha detto gli inserì, madonna che mia, come caro Donino, io i cose mie mai ho cacciato. Io mo mi mento qua, quando esci tu, e dico... Intanto c'è da registrare... Il forismo, dopo... La morte del boss Giuseppe Nirta, morto in carcere a 83 anni... Fondamentale il suo ruolo nella faida culminata con la strage di Duisburg, se ben ricordate. Cioè un fisso pesante, voglio dire, uno che contava. Vediamo. Intanto, vedi.
Allora, Conte la rovescia, per le primarie del PD. No, chi stia in una giostra ogni Conte la rovescia. Io quando ti giuro Conte la rovescia, vuol dire che hanno... Vuol dire che sono Conte la rovescia, vuol dire che sta partendo. Sta partendo. Quindi sono giù di lì. Che è successo, Luca? Allora, vi vedo sempre in replica da Reggio Calabria. Per me è un piacere immenso ascoltarvi. Ascoltare il mio dialetto, a parte il servizio pubblico, mi era maruto, conoscevo tuo fratello Gianfranco, ero più piccola ai tempi del fronte Partito Comunista. Sono nata e cresciuta sino a 10 anni nella Pirucciosa, ma mi fa piacere, Rosanna. Rosanna. Sì, non è possibile, ma conosce. No, la conosce. No, Rosanna. No, perché come dici tu, hai sentito la Pirucciosa, no? Sì, ma tu devi dire, io sono Rosanna. Nata e cresciuta sino a 10 anni nella Pirucciosa. E tu te la ricordi, scommetto? No, non lo so quante ne tieni. Io che se lo ricordo. È difficile. Ma però la Pirucciosa te ne... Si sta facendo un bugiardo. C'hai fatto una vita la Pirucciosa. Si sta vicendo via. Da... Ho capito, ma tu non devi dire, io no, Rosanna... No, non l'ho detto che la conosco. Ma io sono tutto Pirucciosa, capito? Vedi qua... Pirucciosa. Beh, l'ha chiamata così, ma si chiama Piedi Chiusa. Allora... c'è il solito articolo che ci viene da Reggio Calabria di una donna, Regina, di 63 anni che attende un alloggio dal 1999, 24 anni. Se vi sembra una cosa seria, scrivete, ditelo, tra camper e sfratti una vita senza casa. De Luca, quartieri Far West. Guardate qua, chi è su De Luca qua? Così, vediamo. Ci dico, Gabriele De Luca, che è a capo dell'associazione Terra di Confine, guardi, anche alla Lamezia abbiamo quartieri Far West con alloggi ed esistenze sfasciati. Anche qua abbiamo la medesima situazione. Ecco perché dicevo prima che c'è bisogno dell'uomo forte. No. È inutile che diciamo se ogni qualvolta ci sono le elezioni, al primo punto ogni candidato a sindaco ci menti Campo Scordovillo. Secondo me sarebbe meglio mi scriviti Campo Scordativillo. Perché cavo è arrivato che avevo scordate ogni volta. Quindi prendere per i fondelli gli elettori, le persone, è un esercizio che vi potete pure risparmiare, per carità di Dio. È vero, guarda. Oh no, vabbè. È così. Scordativillo, no, Scordativillo. La notizia che ha fatto scalpore ieri è la sentenza sulla tragedia di Rigopiano. La tragedia di Rigopiano che ci è stata anche raccontata, se ben ricordate, dal nostro Guglielmo Mastroianni, che era sul posto, è stato sul posto per parecchi giorni, no? Praticamente la sentenza più 5 condanne e 25 assoluzioni. Non vi dico il caos che c'è stato nell'aula, tutti quanti ad inveire contro il giudice. E questa qua è stata una strage, no, avvenuta, se non mi sbaglio, nel 2017, 6 anni fa, che fece 29 vittime. Quindi vi lascio immaginare... il dolore, la disperazione dei parenti, no? Dei parenti che vedono, no, questa battaglia che hanno fatto in questi anni, vedono tutto quanto che aveva Brodi di Cicere, non paga mai nessuno, intanto ci sono stati sti morti. Succede sempre così. Ha detto, vedi? Vedi, Rosanna ti dice 65 anni, Dan.
1935. Quindi bene o male alla nostra età. Alla nostra età. Allora. E 10 anni. E io quanti avevi? Oh mamma mia. Ci faccio 12 anni. Tu eri grandicello. Ero grande. 65. Lei è nata nel 58 praticamente. E se no c'è una donna via di 59. E non mi posso ricordare. Finalmente, da. Finalmente. E no, me, sei no, arrivato. Se sei andato che avete 10 anni. Allora, vada con. Vado con l'aforismo. Con l'aforismo. Winston. Winston Churchill. Winston Churchill. 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 Famosissimo. Winston Churchill. Segno di vittoria. Di vittoria. Vai. E va. Il successo non è il successo non è definitivo, è fallimento non è. Che vuol dire tale. È fallimento? Dov'è la E? Fallimento non è fatale ciò che ci sono due punti. Due punti, tu sei due punti. No, anche da virgola. Il successo non è definitivo. Sono due cose separate. Separate. Il successo non è definitivo. Non è definitivo. Virgola. Il fallimento non è fatale. Non è due fatale. Punti. Due punti. Ciò che. Ciò che conta. Ciò che conta è il coraggio di andare avanti. Beh. Chi su casa si andare ci dato me ne piace di andare tutti e due. E per cortesia. Mattia, non che tu dici fumano. Poi andiamo alle chiese ricordi, non c'è santi. Winston Churchill. Come si è detto. Parecchie. Stiamo parlando. Non è definitivo. È fallimento. È un cielo. No, voglio dire la giota. Non so cosa accedere come un leggetto. Il successo non è definitivo. Il fallimento non è fatale. Due punti. Ciò che conta è il coraggio di andare avanti. Non è difficile. Non è difficile. Che so sapere, capito? Ma non è difficile. È famoso Winston Churchill. Ma tu conoscevi, diciamo, la storia, la cosa. No, ci siamo conosciuti qua alla media e al ristorante. Allora, Winston Churchill è famoso, un suo aforisma, ma è, che... Se voi adesso ve lo dico e vi accorgete che la realtà, gli italiani trattano le guerre come fossero partite di calcio e le partite di calcio come fossero guerre. Riflettete. Tony, ma dove li trovano queste cose, questi personaggi che dicono queste parole, queste aforismi? Sono i libri, no? Oh mamma mia, io c'ho a casa 5-6 libri dove sono aforismi degli uomini più illustri, no? È bellissimo tu riegli, no? Vai. Belli davvero. Allora, la chiesa ricorda, noi salutiamo tutti i nostri santi. E dico i santi di oggi. Santo Modesto di Treviri. Beato Costanzo Servoli da Fabriana. Fabriano. Lo che è su te? Beato Tommaso Maria Fusco. Ma su cuore un tazzo ha nominato Maria, beh. Maria Fusco. Perché aveva la via qua, via Tommaso Fusco. Tommaso Maria Fusco. È furbo, voi mangiate. Va bene. Per oggi abbiamo terminato, Tony. No, prima Tony, ho super enalotto. Tanto no? Che ho saputo. Prima il super enalotto. Sì, e dopo di cosa? E chiudiamo, e poi non è che. E poi dici quello che devi. Super enalotto? Ma si può sapere a quant'è il super enalotto? Posso dire che ha 57.000. Il montepremi del concorso è 5.944.000. E poi se uno ha 6, vinci 5 milioni, eccetera. Poi hai 6, 5, e a 8, 5 vanno 31.000 euro. Esatto. Come mai te sei soddisfatto? Quando c'è il montepremi piovono pochi, i 5. No. Allora. Andiamo, hai i numeri. 6, 29, 34, 52, 58,
68, mi è sfuggito. Numero giorni 59, numero superstar 12. Brava, cioè, 12. Vabbè, no, io voglio prima di chiudere, guardate cosa ho saputo poco fa della morte della moglie del mio amico Vasile, Emilio Vasile, che ci siamo proprio cresciute veramente da piccole, e questo mi è dispiaciuto. Gli ami condoglianze tutto lo staff del Globo TV Calabria 1, da parte mia, da parte di Tonino, da parte di Giovanni e da parte dei vari, e tutti. Condoglianze. Questa è stata una notizia veramente che mi ha fatto male. Un'altra notizia, un'altra notizia che stamattina abbiamo appreso, la morte di Vincenzo Romeo, socio brava persona, del nostro amico Pino Ferraro, quindi è venuto a mancare ieri, noi lo conoscevamo. Sono quelle notizie, no, che poi nessuno di noi vorrebbe... Ti viene la voglia di, non lo so, di vivere, di andare avanti, non lo so, no, spiegare. C'è la cosa, Albe, non dimenticare che c'è la rassegnazione. La rassegnazione ci deve essere per forza. Se non ci usi la rassegnazione, cioè, non c'è un problema davvero. Non c'è un problema davvero, sì. Invece è proprio accettare e andare avanti. Andare, certo. Accettare, perché attenzione... Uno può tenere figli, quindi certo. Deve andare avanti, per loro. Per loro, sì. Non è che ti puoi lasciare andare, no, eccetera. Poi è peggio. Quanto possiamo essere? Cose salutiamo. Che succederanno sempre, non c'è niente da fare. Salutiamo, come sapete, sabato non teniamo questa, voglio dire, kermesse con l'amico Albino. Vi salutiamo e vogliamo bene. E ci vediamo. Buon sabato, buona domenica a tutti. E ci vediamo, se Dio vuole, lunedì. Lunedì, eh? Vabbè. Ma ora ti va a fare i capelli e la barba, no? Non vado così. Quello si va a fare bello adesso. Sì, è meglio me lo faccio perché... Va bene. Va bene? Arrivederci. Buona giornata a tutti. Ogni volta che mi sento sta canzone, mi pare un guaglione, che amore appresso a te. Ma non vago con queste mani in tuo calzone, sento uno scurzettone, un'amica che mi fa. Uè, guarda su culo che passa, uè, guarda su cuore che fessa, sempre innamorata, innamorata, che la la. Uè, guarda che la chiave non passa, uè, sì, su dormiente mi passa, mancano un minuto, mi racchiudo per respirare. Uè, guarda si viene sta cessa, uè, chissà che storia tu sta, chiagna ma chi cazzo mo fa fa. Yeah, I'm